Buonasera, ecco, sì. Meloni. Allora, Presidente, sente anche sì, lo buonasera, studio. Buonasera, buonasera, direttore, come andiamo? Beh, meglio lei, immagino, perché noi bene come io sempre. Io bene, io molto bene. Poi lei non, meglio. Non... Come ci si sente, sia pure sì, soltanto in scala locale, ad aver superato i 5 Stelle? Molto bene, direttore, ci si sente molto bene, nel senso poi chiaramente sul dato definitivo di Fratelli d'Italia aspetto, insomma, anche per scaramanzia, ancora qualche ora, però insomma si configura un risultato per noi straordinario, la prima volta speriamo della doppia cifra a livello regionale, terzo partito, appunto con staccati 5 Stelle che insomma fino a qualche anno fa avevano numeri ben diversi, credo che sia anche il frutto delle scelte che sono state fatte. Da una parte lei ha una forza coerente, noiosamente se vogliamo coerente, e dall'altra gente che pensa che fare il salto in banco in politica possa portare dei risultati. Non è così. Senta, volevo chiedere una cosa. Lei si è sentita con Matteo Salvini in questi minuti? Guardi, ancora no, francamente. Però possiamo farlo proprio adesso. Perché siamo collegati anche con Salvini, non so se queste cose le piacciono oppure no. Ci possiamo parlare a distanza. Aspetta. Perché allora lo stanno per microfonare, però ne sta arrivando già il nostro. Sì, sì. Esatto. Allora, vabbè, mentre lo microfonano così io vado. No, no, lei non se ne vada, resti assolutamente. No, no, no. Meloni, lei. No, come se ne resti assolutamente. Lei è esperta anche di cose giornalistiche, penso che abbia iniziato facendo la giornalista anche lei, quindi sa che giornalisticamente il fatto che lei abbia dichiarato che fossi in Conte rassegnerei le dimissioni più velocemente della luce, se avessero un po' di dignità non arriverebbero a domattina, è una frase impegnativa, sono due frasi impegnative. Voglio chiederle se il riferimento è alla sconfitta o al Financial Times. Sono impegnative. No, il riferimento per me per ora è soprattutto alla sconfitta, poi Financial Times ho visto di sfuggita e vedremo nelle prossime ore che cosa la cronaca ci dirà, certo se è come la racconta non mi pare parecchio grave, però non ho avuto il tempo per approfondirla sufficientemente, quindi non sono in grado su questo di dare un giudizio definitivo, però vede Mentana, quando tu in una regione poi Conte può considerare che questa appunto l'Umbria sia grande come la provincia di Lecce e quindi non conti, per me le elezioni contano sempre perché sono uno spaccato di questa nazione, votassero anche 10 persone, si chiama democrazia ed è il governo ad essere venuto qui il giorno di chiusura della campagna elettorale portando il Presidente del Consiglio, i ministri, i capi dei partiti della coalizione a mettere la faccia su questo risultato elettorale, sono loro che ne hanno fatto un test sul governo, adesso se ne devono assumere la responsabilità, perché se poi accade che nonostante tu abbia portato tutto il governo qui l'ultimo giorno di campagna elettorale perdi con oltre 20 punti di scarto in una regione nella quale hai vinto per 70 anni, hai un problema, e se non ti rendi conto del problema vuol dire solo che fai finta di non rendertene conto, perché sai che se riproponi quell'elezione a livello nazionale il risultato sarà lo stesso e non vuoi andare a casa, ma io non penso che sia utile rimanere abbarbicati alla poltrona perché i prossimi risultati saranno peggio se si allora sentiamo Salvini su questo. Deve andare a casa Conte, diceva Giorgia Meloni dopo questo risultato. Ma no, lo dicono gli italiani, lo possiamo dire io, Giorgia, però oggi l'hanno detto centinaia di migliaia di italiani. Sei in una terra dove hai sempre governato, dove vieni, fai incontri, prometti cose, soldi, riforme, ti danno una mazzata che si ricorderà per i prossimi 50 anni. Io non so a che punto siamo arrivati con le proiezioni, però mi sembra che ci siano non 5, 10, 15, ma forse 20, 25 punti di distanza. Quindi è chiaro che questo è un governo che non rappresenta gli italiani, rappresenta una minoranza del paese, non solo in Umbria. Penso che se oggi si fosse votato in Emilia-Romagna o in Calabria, cosa che accadrà a gennaio, il voto non sarebbe stato tanto, tanto diverso. Sicuramente un voto locale, ma è evidentemente anche un voto che ha una valenza nazionale.